Ciao a tutti, oggi è 30 novembre, siamo in 30 camper. di 30 ottobre. 30 ottobre. Ah sì, è 30 ottobre, che testa. Oggi è 30 ottobre e quindi stiamo preparando le zucche per Halloween. Io e Marco siamo in camper e siamo parcheggiati davanti al lago Omodeo. Adesso vi facciamo vedere quello che stiamo combinando. Eccoci qua. Roberto sta preparando la cenetta. Siamo in camper. E io e Marco stiamo facendo le zucche per Halloween. Quella di Marco è più piccola, la mia è più grande. E queste zucche provengono dalla Toscana perché me le ha regalate la mia collega che è tanti anni fa che è andata in Toscana. Lì mi ha detto si seminano tante zucche perché le mangiano. E quindi questa signora che ha conosciuto praticamente ne aveva tante e lei si è portato via un seme di queste zucche toscane. L'ha seminato nel suo giardino e praticamente al giardino adesso pieno di zucche e quindi me le ha portate, ecco, per fare le zucche di Halloween. E Marco, allora, la mia era molto più morbida e quindi sono riuscita molto facilmente a togliere il tappo, come vedete, l'ho tolto, ho iniziato già a pulirla all'interno. La roba da buttare la stiamo mettendo in questo piatto. Lì metteremo, se riusciamo a togliere un po' di polpa, che Roberto ha detto che così la cucina. Marco, il tappo di Marco è molto più duro, infatti poverino ci ha messo molta fatica, però adesso dovrebbe essere pronto a togliere il tappo. Togli i macidi, eccolo qua, mettilo capovolto perché altrimenti sporchiamo troppo la tovaglia, oppure lo puoi mettere là dentro, Marco. Ecco, quella di Marco, vediamo com'è dentro. Ecco, bisogna togliere tutti i semi col cucchiaio e metterli dentro questo piatto. Quindi continuiamo adesso la nostra lavorazione delle zucche. Quindi si tolgono tutti i semi e le parti mollicce che ci sono, si pulisce bene, bene, bene. Ecco, Marco sta svuotando la sua zucca dai semi. Ce ne sono tanti, ma abbiamo svuotato bene le zucche dai semi. Io sono riuscita a togliere anche un pochino di polpa che Roberto ha già conservato, bella pulita. Invece i semi sono tutti qua. Mi devo pulire ancora il tappo. Nel frattempo ho iniziato a disegnare gli occhietti della zucca. E anche Marco, ce li fai vedere, ma aspetta. ecco, anche Marco ha disegnato gli occhietti. Adesso continuiamo il nostro lavoro. Le zucche dentro sono belle pulite, svuotate. Allora, io la mia zucca l'ho finita e Marco sta ancora lavorando a fare i particolari. Adesso ve lo riprendo. Ecco qua, questa è la mia zucca finita. Come vedete c'è il cappelluccio e lo rimettiamo. Le cucciolette stanno guardando meravigliate. Dice: ma cosa stanno facendo queste? Peccato che non abbiamo la candela per poterle vedere illuminate, però guardate un po', mi mancano due denti alla mia e gli ho Qua non fatto ne avevano di quelle gli candele occhi antizanzare. triangolari. Vabbè, vedremo un po' come fare. Ci mettiamo un accendino. Ah, ma l'accendino non rimane acceso. Un Uno. pezzo di carta. No, e così si incendia. Beh, ci penseremo. Dai, fammi vedere che forma ha la tua. Che bello il tuo tettuccio. Quello di Marco è proprio carino, il cappuccio, il tappo. Amore, cos'hai cucinato? Cos'è c'è qua dentro? Gli hamburger. Gli hamburger di Nonangela, che buoni! E dopo facciamo la Profumino. pasta. Che E dopo la pasta. belle.
Dura, ti aiuto? Ti do una mano? Perché poi alla fine quella di Marco è durissima. E quindi cosa succede? Che alla fine ti fa male proprio il braccio. Però piano piano, dai. Quindi quei pezzi, guardate tutto, questa è tutta roba da buttare. C'è anche qualche pezzo di polpa, però ormai la polpa che ci serviva l'abbiamo già conservata. E, stavo dicendo, come la fai la polpa a una ricetta? Impanata La faccio impanata e fritta. e fritta. Vabbè, poi magari su internet cerchiamo se si può fare in altro modo, È anche magari. buona nel minestrone. Nella pasta? Fare la pasta? No, non ha Non sapore. è, no, esce troppo nauseante perché è dolce la Ah, zucca. io l'ho mangiata cruda. Boh, ha un sapore un po' dolce. Abbiamo qualche mosca in camper oggi, purtroppo. Non le abbiamo prese qua al Lago Modeo, fatta fuori. No, non dargliela. Continuano i lavori, Marco se la sta facendo stra, poverino quanto è dura. Ti do una mano, amo, così ti riposi un po' il braccio. La mia era più morbida, forse perché è più grande, non lo so, oppure ha preso più sole, non lo so come mai la mia era proprio morbidissima e quindi modellabile in maniera molto, molto più semplice rispetto a quella di Marco. Dovremmo acquistare delle candele per metterle dentro e per farle illuminare, per farle illuminate per domani sera. Oppure ci inventiamo qualcos'altro. Beh, la cosa ideale sarebbero proprio le candele, quelle candele profumate, così. Ecco le nostre zucche terminate. Questa è quella di Marco e questa è quella che ho fatto io. Fabio e Foxy nel frattempo si sono addormentati. Abbiamo capito che la zucca non gli piace. Prendila mai in mano, fai vedere il tappo come lo togli. Che bellina, girala verso qua però, in modo che si veda la faccia. Questa qui è la mia piccolina, ragazzi. Come si chiama? Zucca zucchina? Non ha nome. No, se ti avvicini non riesco a riprendere. No, ti devi allontanare per riprenderti bene, se no non riesco a riprendere bene né a te né a lei. Dai, fai un discorso così ti pubblichi uno short. Ecco la zucca. Domani festeggeremo illuminando le nostre zucche. Zucca numero 1 e zucca numero 2. Ma io so come fare uno short incredibile. Ciao, buon Halloween a tutti. E questo è il risultato finale. La zucca di Marco e la mia illuminate per Halloween. Riprendiamole più da vicino. Voi non immaginate neanche cosa abbiamo messo dentro per illuminarle. La mia sta fumando il sigaro. Adesso proviamo a fare il contrario, a mettere il sigaro a quella di No, Marco e no, all'altra la mia. No, no, non lo vuoi fare? no. Perché poi nel video si vede molto bene quella illuminata, la mia, capito? La forma si vede molto bene. Te la metto fissa a te la luce, Marco, rossa fissa. Bella, prova a metterla fissa. Marco, lo short dura massimo 60 secondi. Lo short lo devi fare tu. Dentro la lucina per farla risaltare. E poi guardate in quale posto. In mezzo al nero. In mezzo al nero ci sono due zucchine illuminate.
Questa qui è quella di mia mamma, questa qui è la mia. Scrivete nei commenti qual è il tuo ciclo. Per dire la mia mettete il numero 1 e per dire quella di mia mamma mettete il numero 2. Ciao a tutti ragazzi. Il tappo della mia zucca, c'è che tutto dentro, Ro. Marco. Super Halloween. Cos'è tarocca la mia? Non è tarocca, dove sei? Vieni, fatti illuminare. Fatto Robby. Halloween spaventoso. Ancora ciao amici, buon Halloween a tutti. Un saluto forte forte, un abbraccio grande grande da Anna, Roberto, Marco, Foxy e Fabi, quelli di In Viaggio con Christopher, pure ad Halloween. Ciao ciao. Notte di luna non piena, nel buio totale. Vediamo, vediamo. Vediamo cosa vediamo. Vediamo un po' cosa c'è nel buio totale. Ci sono le zucche di Halloween che abbiamo fatto io e Marco. Che paura che fanno. E qua c'è il nostro Christopher. E le streghe ballano la danza per i maghi, fanno i filtri magici per spaventare i draghi. Gira gira il mestolo, tira su il coperchio, fuoco fuoco notte di, le streghe fan così. Due code di rospo ed un occhio di serpente, questo è il filtro magico al mondo più potente. Gira gira il mestolo, tira sul coperchio, fuoco fuoco notte di, le streghe fan così. Blah! Svuotano i barili bevendo a più non posso, quando si ubriacano cadono nel fosso. Gira gira il mestolo, tira sul coperchio, fuoco fuoco notte di, le streghe fan così. Blah! Buon Halloween 2022 a tutti. Ciao amici da In Viaggio con Christopher.